I farmacisti hanno trasformato il tampone Covid in un'operazione quasi di routine, scrive oggi La Stampa, da sbrigare in pochi minuti e vicino a casa. Ora i farmacisti si propongono di fare lo stesso con i vaccini. Nel decreto sostegni, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, è stata inserita la norma che consente loro di fare le vaccinazioni senza la supervisione di un medico, dopo aver seguito un corso di formazione. Interessante, insomma, no? Sì, molto interessante. Infatti noi ne parliamo con il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, che al volo ci ha concesso qualche minuto perché è in una giornata veramente molto impegnativa. Allora Cossolo, voi siete soddisfatti di questo decreto? Avevate fatto una proposta in questa direzione. Quante farmacie sono già pronte? Noi ovviamente siamo soddisfatti di questo decreto legge, abbiamo sempre dato la nostra disponibilità a intervenire durante il periodo del Covid, innanzitutto stando aperti durante il periodo della pandemia. In secondo luogo abbiamo dimostrato coi tamponi, per rispondere alla sua seconda domanda, che le farmacie che aderiscono sono circa il 60%, 70% del totale. Io credo che qui saranno molti di più, perché è tutto sommato una cosa più semplice da realizzare che non il tampone, che richiedeva diciamo un'attrezzatura particolare. Ma siete pronti quindi? Ma avete detto che occorre un aggiustamento. Cossolo, che cosa manca? Quello che manca a questa normativa è ovviamente un protocollo attuativo che siamo in via di definizione col Ministero della Salute. Ci abbiamo lavorato anche sabato e domenica, pensiamo nei primi giorni della prossima settimana di firmare l'intesa in maniera tale che questa poi venga trasmessa a tutte le regioni, dove si possano fare i vari protocolli attuativi. In ogni caso abbiamo una fretta relativa, perché nelle farmacie si faranno i vaccini Johnson & Johnson, quindi abbiamo tempo a preparare tutto fino all'incirca a metà aprile. E ovviamente questo è un grande riconoscimento professionale per il lavoro svolto dalle farmacie italiane. Allora, grazie a Marco Cossolo, che è il presidente di Federfarma, Federazione Nazionale dei Titolari di Farmacisti Italiani. È davvero una buona notizia. Se riusciremo a vaccinare le persone anche in farmacia, naturalmente a quel punto si velocizzerà tutto e finalmente arriveremo al traguardo.